tasca. Non le portiamo un acconto se non mi consegna il vestito. E la signora Anna con quel ritaglio e quella parola di lenzuola. E questa? E che cos'è questa? Ah, una lettera della banca. La signora Amelia Bellini, vedova Cannavacciuolo, è invitata a presentarsi il giorno 30 del corrente mese alla tesoreria di questa banca per delle importanti comunicazioni. Ma, e che buono. Forse vorranno fare qualche conteggio. Ma, ecco. Se il banchiere vi fa i conteggi, ricordatevi che faccio pure io. E no, perché siccome da diversi mesi che avanzo non volesse faticare, per i prossimi tale e quale amore. Sempre attaccata ai soldi, stai tu, eh? E abbi pazienza, in quest'ultimo periodo sono stata così occupata che mi sei passata di mente. Poi vediamo quanto devi avere. Quanto devo avere? E mo ve lo dico subito. Ottobre, novembre e dicembre dell'anno passato. E poi ci stanno ancora. Gennaio, febbraio. Sì, sì, stamattina vado in banca e faccio un prelievo. E fate proprio bene. Io quasi quasi ero tentata a chiedergli al signore Gisto. Per carità, non ti azzardare. Se lo sapesse quella paraccia di mio cognato, sai che lava di capo. Mannaggia il giorno che avrei 30 a sta casa. Quello me lo diceva il mio povero marito Girolamo. Vedrai, ti troverai bene con me, con mamma, con mio fratello Gisto. Farai la signora, avrai pure la serva. Accidenti a lui, che Dio l'abbia in gloria. Mi toccava fare i salti mortali per portare i bambini alle giostre, per comprargli dei vestitini nuovi. E poi quando morì pensai, e mo che soldi posso fare, che le do voglio. Un corno, quella varaccia di mio cognato, mette il naso dappertutto. Sperperoni, guardate che lusso, guardate che si deve vedere. Poi se tu sei ancora qua a servizio in questa casa, il lo devi solamente a me, perché sarà per lui. E a che ci serve una serva, i servizi me li faccio da solo. Se pago pensieri i servizi. Insomma, Eddie, se io ti ho voluta, io ti devo pagare. Mais, tenne più soldi che la capa insamma. Poco, non spendo una lira quella paraccia. Non si è nemmeno ammogliato per non doverla mantenere. Ma non lo vedi quando ci mettiamo a tavola? Noi ci mangiamo la fettina di arrosto. Eddie, si mangia la fettina di formaggio con una pena. Ma quando mai? Quello dice che tiene la dilatazione di stomaco. Ah, no, 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 aspettate, il ventricolo, insomma, non faccio cattella. Non deve proprio niente quella paraccia, è solo che non può spendere. Se sapesse che sono 2 mesi che non ti pago. Sei mesi. 6 mesi che non ti pago, povera a me, mi sembra di sentirlo. Io soldi per la serpa non ne tiro fuori. Abbi pazienza, è di stamattina per lei che ti paga fino all'ultima lì. Accidenti a lui e tutte soldi che prendo. Mamma mia. È proprio una famiglia di avaracci. Vostro marito a Girolamo. E perché volessimo parlare della signora Sofia, sì? E che ci vuoi fare? Quelli gli amici si scelgono, ma i parenti bisogna accettarli così come sono. Non è che io voglia parlare male di mia suocera. No, per carità. Per carità, che Dio la dia in gloria. Ma era ignorante e maligna. Avete ragione. Ma voi vi ricordate quando stette male? Quella in un anno ebbe 3 colpi al cuore, tutte e 3 le volte teneva il singhiozzo, l'affanno e gli occhi sbarrati a così. E diceva, sta bene che stavolta? Signora! No, voglio dire, non che gli lavorassi, per carità, ma tu ti ricordi come soffriva? E come? Noi andammo a chiamare pure il prete per l'estremazione. Quella appena lo vedeva, si metteva in isoletta e ci faceva una bella vernacchia a faccia. Era tremenda quella lama, lo so io quello che ho passato con lei. Ma finalmente venne pure la rassurrata. Signora! No, dico venne perché come era ridotto in quel letto, tu ti ricordi? Ah, ecco! Ma era più avara del figlio, era. Ma voi vi ricordate tutta l'assistenza che le ho fatto? Come? Quella non mi lasciò niente. Quel cofanetto pieno di gioielli d'oro che teneva un goppo comò. Uè, nemmeno un fazzoletto mi ha lasciato. A te e a me? A me mi ha lasciato un anellino, un posto insignificante che sul dito non si vede nemmeno. Il resto dei gioielli di famiglia l'ha sequestrato mio cognato e Gisto. Ah. Ha messo tutto nel cofanetto e la chiave se la tiene appesa a collo per paura che qualcuno gliela rubi. Guarda. Ma a me non me ne importa. Io vivo con quello che mi ha lasciato il mio povero marito Girolamo. Ah sì? E i regali me li faccio da sola. Vieni a vedere. Questo è l'ultimo, ti piace? Guardate, guardate. Alla faccia sua. A quella poi, alla signora Sofia, ah. E le facevo sempre un sacco di servizi, Le preparavo lo zabaglione la mattina, le svuotavo il vaso da notte, averlo saputo, glielo svuotavo in testa. Ebbene facevi, un po' fa il mio Girolamo era un poco meglio, ma è Gisto, è tale e quale alla mano. Avete proprio ragione. Bella! Oh, che c'è? Mamma, io stamattina non mi sono riuscita nemmeno a lavare il viso. E perché? Ma perché c'è l'acqua troppo fredda in questa brocca, io la voglio più calda. Oh, hai ragione, mamma, e abbi pazienza per fare questi conti, mi è passato di mente di scaldartela. Tieni,
Scalda l'acqua alla bambina. Subito. Ma che ora è? Sono appena le 11. Avevo un sonno. Potevi dormire un altro poco, eh? Io devo chiudere questi conti e devo andare in banca. Mo ti faccio fare la colazione. Elvina! Dite! Prepara il caffè e latte a Marianna e portami pure un ovetto fresco. Subito! Bello, bella, che ti fa tanto bene alla pelle. Oh, mamma, ma io stamattina non ho fame, anzi, sai che vorrei? Che cosa? Un biscottino. I biscottini mi sono dimenticata di comprarli. Ah, e quell'orlo alla mia camicetta nuova, almeno me l'hai fatto fare. Ecco che dovevo ricordare alla sarta. E mi è passato di mente. Mia mamma, e come faccio? Ma come faccio? Le mie amiche hanno sempre vestiti nuovi e io no. E poi avevo promesso di farla vedere al mio Armandino. Hai ragione. Non posso proprio contare su di te. E non fare così. E non ti arrabbiare. Lo sai che faccio? Stamattina mando Elvira dalla sarta e vedrai che per domani pure tu avrai la camicetta nuova. Ecco, la colazione. Porta via, la bambina non ha fame, grazie. La cannanzia rete nemmeno mi pagano. Fratello stamattina ha detto che doveva andare a comprare un fucile nuovo e ancora non è tornato. Oh, e zio Cristo? Non me lo nominare a quello. Pure stamattina è uscito di casa brontolando, come al solito. Quello questo fa. Una continua attesa, sempre a brontolare. Amelia! È tornato lui. Quando è brutto, mi pare un succio cavaglio. Che vuoi? Arrava porta che sono rimasto chiuso fuori. E la chiave non ce l'hai? E se l'aveva arrivo io, no? E voi? No, è tornato. Voi mi fa fare il tempo di giocare. Ma quando è brutto. Poi vado a spiccio già con il caffè. Fosso cielo, fosso. Arrivo! Ma che fa freddo! Un momento! La chiave non ce l'hai, no? Stamattina me la volevo appendere al collo assieme alle altre. E invece? E invece l'ho dimenticata sul cassetto. Oh, era San Pietro, mi pare. Mamma mia, che freddo, che fa freddo! Ma com'è possibile? Ad aprile fa ancora tutto questo freddo. Io ho le ginocchia che mi fanno già come già. Ma che sarà? Debolezza, sarà debolezza. A proposito di debolezza, ma che ora si mangia oggi? Oggi si mangia un po' più tardi perché devo andare in banca. In banca? E che devi fare in banca? Non lo so, mi hanno mandato a chiamare, dice che devono parlare con me. Ah, basta che non c'entro io nelle cose di banca non voglio avere niente a che fare. Sì che si mangerà un po' più tardi. Se non ti va bene perché c'hai fame, vattene in cucina, pigli una bella birra e mangiatela. Ma non ho capito, non ci potevi andare prima pure tu a sta banca? No, signore, non ci potevo andare prima alla banca. È chiaro, perché stai sempre appresso a tua figlia. L'hai viziata al punto tale che neanche un letto si sa rifare. Ah, sai che mangerei, mamma? Che cosa? Due noci. Le noci? Mi sono dimenticata di comprartele. Tu che stai venendo da fuori, due noci alla bambina non le potevi portare? Ma le portate le noci alla bambina? Le noci che ai piedi ho portato, quelle costano un occhio dalla testa, vado a comprare le noci. Ma perché non pensate a fare una minestra di pane, una bella insalatiera di pasta invece? Guardate che uomo, guardate, accidenti a questa famiglia. Se pensa a quel bel farmacista che mi voleva sposare, Marianne. Il farmacista, se devo scherzare a pubblico ci mancava solo tu. Marianne, e tu? Che c'è? È quasi mezzogiorno, sta ancora in camicia la notte. Vabbè, la bambina era stanca e mo si è alzata. Sta sempre stanca. Prima delle 10:30, delle 11, non c'è verso di vederla per casa. State accorta, zica, tutto sciupi. Ma tu ti rendi conto che tornando a casa ho visto ragazze della tua età che fanno la spesa, che stendono le lenzuola alla finestra? Ma io grazie a Dio ce l'ho chi mi fa queste cose. Oh, grazie a Dio, bada però che questa vita non dura assai, perché poi quando ti farai grande... E basta, ma devi sempre da ridire, sempre da brontolare. Queste pignatelli, vestiti, feste e lussi, qui dentro non si parla d'altro. E lo facciamo con i soldi nostri, che? No, con i soldi del mio povero fratello, vorrei dire. Che Dio lo abbia in gloria. Io glielo dicevo sempre, Girolamo, quella donna non fa per te. Quella donna non fa per te, ma niente. Lui tutto il giorno a lavorare, alla signora non bastava mai. E alla fine l'avete pure fatto morire di crepacuore. Ecco. Guardate, quello non tiene rispetto nemmeno per i morti. Lo sai che cosa ti dico? Tieni di ricaricare i soldi tuoi. Che te ne farai quando sarai schiattato, eh? A me non mi farete schiattare come a quell'altro. Vieni, figlia mia, vieni. Che stamattina tuo zio si è alzato più storto del solito.
Tanto tutti quanti lo sanno che a mia figlia Cesarina non li puoi soffrire. Gli stai addosso, pur vorrei che si mangiano. No, questo non lo puoi dire. No, sono sempre i figli del mio povero fratello. Ah, meno male. Quello che non posso vedere è il modo in cui li educa. Marianna che pensa solamente ai capelli eleganti, alle feste e ai lussi. Cesare, poi ne vogliamo parlare? Sì, l'uomo di casa, o Gambrinus, a qualsiasi ora del giorno o della notte, vai, sta sempre là fuori. E non ci pensa a cercarsi un lavoro, no. Se ne sta tutto il giorno senza combinare niente. Cesarino è sfortunato, ma un lavoro lo cerca continuamente. Sì, sotto il tavolino di Gambrinus oppure nei boschi quando va a caccia con quell'amico suo. E di Marianna che hai da dire? Faccio di tutto perché trovi un buon partito e non un cafone avaro come sei tu. Ah, mamma, già le tre vieni Armandino con la sua mamma, mica te ne sei dimenticata. Mi ero dimenticata, mamma. Hai sentito? Oggi alle tre viene Armandino con la sua mamma. Copiaci. Vediamo di non fare brutte figure, perché quello là è un partito d'oro. Devono avere l'impressione di entrare in una casa dove regna la pace e l'amore. Sì, l'hanno proprio trovata. Oh, zio, per piacere, almeno per questa volta, non fare il solito scorbutico, te lo chiedo per piacere. Ma che prego, Maria, che prego, come se tu a quello non lo conoscessi. Vatti a preparare, va, che manca poco alle tre. Io vado in banca, sennò veramente stasera si fa tardi. Resta che ho fame. Fammi la lettera, va. Ci vediamo tra poco. E vai, muovi, ti stai ancora qua. Una casa dove regna la pace e l'amore. Ma se qui dentro nessuno mi può vedere. Tutti ad aspettare che raggiungo Girolamo nella tomba di famiglia. Ma io riderò. Quando farò testamento io riderò e la mia risata sarà talmente forte che la bara si rivolterà nella fossa. Io però se non mi curo questa tosse va a finire veramente che faccio un piacere a quella strega. Raggiungo pure Girolamo prima del tempo. Però chissà quando posso uscirò. Elvira! Un momento! Elvira, vieni un momento! Un momento! Elvira, per favore, vieni un attimo! Un momento, che ti ha defritto! Elvira, come stai la tosse? Con la tosse? Non c'è male! Ho preso una bottiglina di sciocco per 2 settimane, ma non tengo più niente, grazie assai, No, aspetta, dove vai, Corsello? Vieni qua! Che è stato, mo? Me ne vorresti portare un poco di questo sciroppo, Sai che cos'è? C'ho questa tosse brutta che non passa, sono appena tornato, fa freddo, non voglio pigliare più freddo di quando ne ho preso. Ah, ecco da dove venivo tutta sta gentilezza. Proprio da là. A me mi pareva strano, poi la vado subito a pigliare. Grazie, e speriamo che sia andata male. Meglio che me ne sto un poco seduto, così magari questo dolore se ne va. E questo che è? Il giornale di oggi lo comprano tutti i giorni. Ma non è uno spreco questo. Ma sono... Salve, zio! Il registro? Allora, dimmi. Ho comprato un fucile. La marca non me la ricordo. Deve essere muto. Costava 5.000 lire. Domani vado l'acconto e domani passa a ritirare. Se arriva un altro fucile, ma non ne avevi già due nel mobile, tu? Sì, ma mi hanno spiegato che la doppietta è indispensabile per un cacciatore. Poi ho comprato i stivaloni, il vestito nuovo e soprattutto le cartucce. Che mal di stomaco. Signor registro, ma che avete? Un dolore qui alla bocca dello stomaco. Sì, si è fatto la faccia verde. Sì, secondo me quest'uomo non capisce Diego. Vabbè, non fa niente. Dai, da come sei stato a caccia? Ehi, sono stato. Ma da quando hanno aperto la caccia non sono riuscito a prendere nemmeno un passero. Senti che mi è successo, Signor registro, state a sentire pure voi. Sì. Stamattina era presto e c'era una nebbiolina. Allora ho detto, che faccio adesso? Mi alzo o non mi alzo? Mi alzo o non mi alzo? Ti sei alzato, vai. Andiamo avanti. Insomma, mi decido. Prendi il mio cane, Lampo. Chi? Lampo, il mio cane. L'ho chiamato così perché corre come un lampo e va. E cammina, sali, scendi, cammina, sali, scendi. A un certo punto vedo quel cane comincia a correre. Allora comincia a correre anche io dietro di lui e con il fucile in mano. E a un certo punto il cane si ferma con una zampa per aria e mi guarda. Prendo la mira. Panamà! La lebbra se n'era scappata. Proprio frate Diana cacciatrice. L'altro giorno quel cane si infilò in una macchia, io dietro. Lui avanti e io dietro. Lui avanti e io dietro. Insomma. Mi decido. Prendo la mia. Spa! Era troppo presto.
E allora chiamo, fischio, chiamo, ma che? Me ne ritorni a casa senza il cane. Ma che bravo. Un giornale nuovo. Quando ecco che a un certo punto sento raspare dietro la porta. Povero Lampo, gli dico, vieni qua. Mi ha mostrato certi denti. Credevo mi volesse mangiare. E per forza, tu sparando la cieca, hai colpito Lampo. Ma quello che ti coglio, quello che ti coglio, ma perché non te ne stai un poco tranquillo a casa? Così risparmi pure i soldi per le cartucce. Signor registro, la caccia è una cosa antica come l'uomo. E io ce l'ho nel sangue. Levatemi tutto, ma non mi levate la caccia. Ecco qua. Pigliatene due cucchiai dopo mangiato. Ah, grazie, Bino, c'ho questo dolore alla spalla, guarda. Non se ne va, sta qua, fa tutto un giro dietro a collo, arriva all'altra spalla, un fastidio. Ma io lo so perché. Sì. E perché? Perché io l'altro giorno sono rimasto 2 ore ad aspettare al freddo un tipo che mi doveva dei soldi. Ah. L'ho aspettato e ho preso freddo, però i soldi me li ha portati. Guardate, guardate. E vai, dire, vado vai, io. Sei un venditore, vieni qua. Sei un venditore, che cosa devi dire? Che non ci sta nessuno in casa. No, che non abbiamo bisogno di niente. Ma questa cosa? Ah. No, no, non è un venditore, è il signor Armandino. È il meglio venditore. Prego, prego. Buongiorno. Buongiorno. È in casa la signorina Marianna? Eh sì, subito io la vado a chiamare. Grazie. Chissà, quando parlo non lo capisco. Io non lo ascolto. Buongiorno signor registro, come va? Potrebbe andare meglio, giovanotto, oggi ho la testa che fa un po' così, un po' così, mi sembra di stare su una barca, guarda. Avete chiamato il dottore? Il dottore? Giovanotto, il dottore vuole... non viene gratis! Ah, la salute è una cosa seria, dico bene, va bene. Ah, certo. Ricordo quel giorno che volevo prendere la lepre. Mi stai a sentire? Sì. E cammina. Sì, cammina fermo che si consuma pavimento. A un certo punto mi ritrovo al centro di una radura e vedo un povero uomo ciondolare da un albero come se fosse il batacchio di una campana. Mamma mia! Io a quello spettacolo non persi tempo. Cacciai il coltello, me lo misi tra i denti e mi arrampicai sulla quercia. No, era un pino. No, era proprio una quercia. Era un salice piangente, vogliamo andare avanti. Insomma, mi decido. Mi arrampico sull'albero e zac! Taglio la corda e quell'uomo piomba dritto a terra. E allora che avete fatto? E allora gli di due schiaffi. Gli di da bere un po' d'acqua che porto sempre con me. Insomma, quel povero Cristo cominciò a riprendersi per bene. E quando si riprese per bene, me ne disse tutti i colori. E che io mi dovevo fare i fatti miei, e che lui voleva morire, e altre cose che vi risparmio. Ah, ma a me non me ne importava, perché la vita e la salute vengono prima di tutto. Insomma, uno è libero, ma anche i muri che arrivo tu. Però che storia. Che storia, sì. Oh, Armandino. Buongiorno, Stellina mia. Sono venuto a dirti che nel popò pomeriggio viene la mamma. Ha sentito tanto parlare di te, perché conosce. È un po' severa, però vedrai che vorrà bene. Oh, ma io sento che gliene voglio già. Io adesso scappo, sì. Perché oggi si pranza presto a casa. Invece qui non se ne vede il principio. Anzi, mi faceva male le spalle. Per la fame, Cesarino, faceva male lo stomaco per la fame, perché ho fatto colazione alle 6:30 stamattina. Vai, ci vediamo alle 30. Vado anche io, che domani voglio tornare a caccia e devo pulire il mio fucile. Oh, lo fai, se vuoi rimanere a pranzo... No, deve pulire il fucile. Vai. Vado. E non mi riesce mai di strappare in pranzo a questa ora. Spera. Armandino, scendiamo insieme? Sì. Ma domani mattina viene a caccia pure tu? No, la mamma dice che potrebbe essere per me. Pericoloso. Ha ragione. Poi, Armandino, poi. Ragazzi miei, sarà una mia impressione. Sicuramente è un partito d'oro, ma a me mi parano poche scelte. Cesare, ma tu oggi non hai proprio fame? No. Tornando, ho fatto uno spuntino al capirus. Metto parecchio. Io ho capito tu che lavoro vuoi fare. Tu vuoi fare il lavoro di Michelasso, mangiare, bere e andare a spasso. Povera gioventù! Come siete pesante, mamma mia! Sapete che faccio? Vado a mettere un poco sul letto, mi piglio questo sciroppo, così può essere che la tosse si calma e passa pure il dolore alle ginocchia. Un'altra volta, zio, dove vanno? Vado a mettere un poco sul letto. A fuori è stato buono, dolore scese fino sotto i piedi. Elvira, non aprire ai venditori! Uffa!
Chiaraccio, speriamo che non mi farà fare brutte figure oggi quando viene Armandino con la sua mamma. Io comunque la penso come lo zio, questo tuo Armandino non mi convince tanto. Ma perché è anche ricco? È presente quel bel palazzo a Piazza Cavour? È tutto suo. E hanno ben 3 cameriere in casa. E poi non è mica brutto. Oh, certo, tartaglia un po', ma io non ci faccio nemmeno più caso. Contento te? Io invece ho conosciuto una ballerina e ti vorrei far vedere cosa fa un bijou. No, se lo sapesse la mamma. No, no, io invece, quando mi sposerò, mi farò fare un vestito bianco di merletto con uno strascico lungo 3 metri. E gli invitati, e i fiori, e anche la mamma sarà vestita di tutto punto. Ah, eccola. Mamma, ragazzi, fatemi sedere che mi manca stare da sotto i piedi. Dove sta zia Gisella? È sta di là, ma perché? Parlate, che esiste? Come si fa? Maria, Maria, pigliami un bicchiere d'acqua, va. Sì. Che se non sono qua, è Elvira, portaci l'acqua. Mamma mia. Ma che è successo? Stamattina mi hanno mandato quella lettera dalla banca. Eh sì. Mi volevano parlare di cose urgenti, io ci sono andata. Il direttore mi ha ricevuta nello studio. E senza troppi preamboli mi ha detto che sul conto nostro non c'è sta chi una lira. Lo sapevo io, ho perso tutti i soldi miei, ho perso. Ma come succede, mamma? Lieve, non mi è sta male, Cesare. Si è asciugata la cassa. Accidenti alla miseria. Io volevo comprarmi la moto, il carrozzino, quest'estate. Ti stato zitta che se ci sente zia Gista è capace di buttarci a tutte e 3 fuori di casa. Ti è piaciuto di spendere, andare alle feste, le gite e mo che volete? Io sono solo una povera contadina, ma mi sono sempre detta: quanto durerà tutta sta sezionella se qui nessuno lavora? Evviva, mettiti qua. E tu sei sempre stata con lui, è vero o no? E hai visto come siamo sempre andati tutti d'accordo, no? D'accordo. Ma se non facevate altro che litigare, prima con vostro marito Girolamo e poi col signore Gisto. E hai visto pure tutti i sacrifici che ho fatto per crescere questi 2 bambini? I sacrifici? Volete dire sperperando i soldi di qua e di là? Per via, non ti ci mettere pure tu. No, ma come si fa? Io come sono disgraziata proprio oggi che deve venire Armandino con la sua mamma a conoscerci. No, io mi ammazzo, io mi butto giù. No, Marianna, vieni qua. Marianna, vieni qua. Marianna, ma che fai? Ma sei impazzita. No, sì, non sento male. Aspettate, che mo' ci pensi. Guadana, sì, un poco d'acqua. Ma che sono queste urla? Che urla? Niente, la bambina ha avuto un piccolo capogiro, ma è già passata, è vero che è già passata, mamma? Già è passato. È un capogiro, è chiaro, qua è mezzogiorno e mezzo, ancora si deve mangiare. Sarà per quello, ma le facciamo fare un bel brodino da Elvira. Che dici, lo vuoi un bel brodino? E basta, ti basta. Vabbè, allora io mi vado a stendere un altro poco su lei. Vai, andate, zio. No, perché io pensavo che era entrato un venditore e sentivo urlare. No, questi no, sono no, venditori. No, non è entrato nessun venditore. Nessun venditore. Vabbè, vado a riposare. Sì, andate. Ah, a proposito, se per caso viene un venditore, che cosa dovete dire? Che non ci sta nessuno in casa. No, no, che non abbiamo bisogno di niente. Signora, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa, ripeti. Che non abbiamo bisogno di niente. Brava, ripeti. Vado a riposare. Non abbiamo bisogno, ne andate. Dai, andate. Sì, tutto a posto. Mamma mia, come faremo? A sposarmi adesso che non abbiamo più nemmeno una lira. Ragazzi, qua non ci sta che una soluzione. E qual è? Zia Gisto? Sì. Ma la notizia va là da capo. Se aspettate a lui, state fresca. Eppure solo lui è la nostra risorsa. Certo, non si potrà più trattarlo mai. Mamma, spiegati meglio, perché qua non abbiamo capito proprio niente. Ah. Zio. Non è ricco sfondato. E allora, basterà fargli 2 moine, 2 gentilezze. Certo, lo so io quello che mi costerà fare la gentile con lui, ragazzi miei, ma bisogna farcela. Aspettate, voi volete dire a ruffianarci il signore Gisto che ci pigliano pochi soldi? Non lo vedete? Lei che è di campagna ha capito tutto. E poi non è tutto, lo zio è pure malaticcio. E basterà convincerlo a fare testamento a favore nostro. È una parola. Ce la faremo, vedrai. A costo di fare testamento falso e ammazzarlo con le mani. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria. Abbi pazienza, Evi, vedrai che pure il conticino tuo si sistemerà. Voi dite? Sì, signore. Vabbè, quella roba di là che faccio? La riscaldo? No, signore, tutto quello che è successo ci è passato all'appetito. Copri tutto.
tutto con un coperchio, si mangerà stasera. Bisogna cominciare a fare economia. Mamma, ma come faremo con la mamma di Armandino? Loro hanno 3 cameriere in casa. Non ti preoccupare, basterà non darla a vedere che si fa economia. E quando il cappone mi avrà lasciato carta bianca... Su, su, andiamoci a preparare. Cesarino, non te ne andare che manca poco alle 3. Bisogna dare l'impressione di essere una bella famiglia unita. Io volevo andare a giocare a carte. Allora non mi sono spiegata. L'avvenire di tua sorella non ti interessa. Va a dare le sciatine, bambina. Ecco, vatti a preparare e vedrai come ti sistemo il capone. Il capone? Speriamo che non è il capone che metta l'oro in da pentola. Anche se abbiamo il personale di servizio in casa, signora, i miei figli li ho abituati a fare tutto. Marianna poi è proprio brava. Brava e bella. Sta zitto tu. Sapete, quando il mio Armandino mi ha detto che si era innamorato di una bella ragazza, io l'ho voluta subito conoscere. Oh. C'è in giro certe ragazze che te le raccomando. E quando il mio povero Gastone chiuse gli occhi, che Dio lo riposi ovunque si trovi, gli promisi che io avrei trovato una ragazza brava, onesta che la prima cozza, ma soprattutto parsimoniosa. Ah, signora, ma come la mia Marianna non se ne trovano in giro. Figuratevi che oggi ha voluto cucinare lei. Con un pezzettino di carne ha messo su un pranzo. L'ha fatta tenera come il burro. Cesarino, è vero? Com'era la braciola che ha cotto Marianna, eh? Cesare! Com'era la braciola che ha cotto Marianna? Come la seta, signora. Bene, bene, bene. Sapessi destreggiare in cucina, non è mica cosa da poco. Avete visto, mamma, com'è brava. Sta zitto tu. Mio marito era... ci teneva tanto che in casa non si perdesse un pelo, che fosse tutto in ordine. Ah. Lui non era di Napoli. E di dove era? No, era dell'altra parte dello stivale. Ah, ho capito, era Svizzera forse? No, dell'altra parte dello stivale. Era calabrese. Era calabrese! Che si sa, per i calabresi la donna deve essere tutta casa, chiesa e figli. E io ero d'accordo con il mio povero Gastone. Che Dio lo riposi ovunque si trovi. Marianna, sì, mamma. Cara, ce lo porti tu il tè? Certo, vado subito, con permesso. Anche se abbiamo la cameriera in casa, la mia Marianna vuole fare sempre tutto da sola. Sembra un'anguilla, non sta ferma un minuto. Anche il mio povero cognato Egisto gli fa tutti i servizi, lo aiuta sempre. Bene, bene. La donna è la nostra famiglia, la donna è sempre stata sottomessa all'uomo. Ma pure nella nostra. Sapete, da quando poi sono rimasta vedova e vivo con mio cognato Egisto, tra di noi non c'è mai stato un litigio, mai una discussione. Non è vero, ragazzi miei? Sì, sì. Poggia, poggia, cara. Ah, che bel tè che hai fatto. Portalo anche al signor Armandino, vai, vai. Brava. Vedete, signora, che levino, che caldo, caldo. Armandino, il tè ti eccita e lo sai, e poi la notte non dormi. Pigliando un bicchiere d'acqua piuttosto, così ti raffreddi un poco. Va bene, mamma. Venite qui, signora, venite. Scusate, vai a prendere un bicchiere d'acqua al signor Armandino, cammina. Com'è bella il servizio. Armandino! Sì. Avete visto come si è fatta rossa? È timida la mia Marianna, che volete? Non è abituata ai complimenti dei giovanotti
È sempre stata attaccata alle mie sottane e basta. Eh sì, proprio come il mio Armandino. Io poi l'ho voluta educare per bene. Mica come quelle mamme che ogni voglia dei figli gliela fanno passare. No, io l'ho voluta educare veramente per bene, non per dire mi è riuscito perfettamente. Ma non c'è bisogno che lo dite. Sì, 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 proprio, sì, sì, sì. Si vede, si vede, si vede, signora, si vede. Dolce, gentile, semplice, senza neanche un grillo per la testa. Che c'è, Cesarino? Scusate. Io devo andare a quell'appuntamento, al Gabino, se sapete. Ma se proprio non ti puoi trattenere. Vabbè, signore, se per lavoro. È un appuntamento di lavoro con un avvocato. Arrivederci. Arrivederci. Vai, Cesarino, vai. Vai, Cesarino, vai. Volete un altro po' di tè? No, 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 grazie, grazie. No. E allora, che ne dite, un altro biscottino? Sono deliziosi, ma basta così. Ah, e Marianna? Sì, Cara, sì, mamma. Portati allora queste tazze. Subito. Brava, brava. Stai attenta, Piano, piano. Brava, brava. Vai, vai. Ma com'è brava, servizio. Tutto quello che tocca con quelle manine lo fa bene. Ha le mani d'oro. Che è successo? Che altro si è rotto, mo? Marianna! Sicuramente ha rotto tutti i tazzi, tanto ce le regalano, non costano niente. Gisto, caro, ti presento la signora mio, bella mamma di Armandino. Sì, piacere, piacere. Caro vai, ma dove? Bella. Ma che è successo di là in cucina? Ho sempre detto, io l'avessi abituata a fare qualcosa, quella ragazza. E non l'ha fatto apposta la bambina? Io voglio sapere come fanno a fare le cose. Ogni tanto prendono e rompono qualcosa. L'altro giorno, per esempio, Elvira, quell'altra, mi ha rotto la statuetta che tenevo sul cassettone. E io ci tenevo tanto. Ah, era un ricordo caro. Caro? Caro. Carissimo, l'ho pagato un sacco di soldi. Armandino, non si dicono queste cose. Non si chiedono. Abbiate pazienza, io non ho visto lo scalino e sono inciampata. Sì, abbiate pazienza, la prossima volta sarò più attenta. E devi stare più attenta, Marianna, devi. Lo zio ha ragione, Le tazze costano. Vorrà dire che farò qualche sacrificio e si ricompreranno le tazzine allo zio. Non ti preoccupare, vedrai che sia giusta. Armandino, ti devi sedere. Venite, signora, accomodatevi, accomodatevi. Oh, ho sbagliato di là. Non vi preoccupate. Che dici? È giusto, caro. Lo vuoi un bel biscottino che ha fatto Marianna? Sì, metti qua, me li mangio dopo. Anche lui, signora mia, brontola, brontola, ma è buono come il pane. Tra di noi ci vogliamo veramente un gran bene. Ma si vede, signora! Ti faccio portare un po' di tè da Marianna? No, tu ci hai messo qualcosa dentro, io non l'ho bevuto. Su, mangio un biscottino. Oh. Vabbè, adesso è proprio l'ora di andare via. No, ciao, volete andare via? Sapete, la sera gli Armandino ci ritiriamo presto. L'abituata a non frequentare certi postacci come dei giovani d'oggigiorno. Brava! Sì, e poi abbiamo lasciato Renatino da solo a casa. Chi? Renatino? Sì, sapete, lui non è abituato a stare da solo. Poi dopo un po' si ammalinconisce e si mette a piangere. E sta entrata E potevate portare anche lui, no? No, lui è abituato a stare solo con me e con Armandino. Armandino, è vero? Sì. Sapete, poi tempo fa mi prese una broncopolmonite. Stette nella vita la morte, non ce la sarebbero pensato. Io già tengo i pensieri miei, questa mi porta pure su. Come mi leccava, poverino. La leccava? Sì, mi leccava. Signora, ma di chi parliamo? Di Renatino, il mio pechinese. Il pechinese, ma va. Sapete, io ci tengo molto al mio Renatino, perché spesso le bestie sono meglio dei cristiani. Questo sono perfettamente d'accordo. Va bene, signora, adesso è proprio l'ora di andare via. Va bene, andate, signora. Però fate una cosa, Marianna, sì. Accompagnami giù, certo, perché la scala è stretta e buia. Sì, sì. Non c'è mai visto magari. Vi aspetto domenica a pranzo. Grazie, grazie mille, grazie, signore regista. Arrivederci, arrivederci, vieni Armandino, dove sei? Vediamo sempre, qui la cassa è sempre aperta. Invidiamo, spendiamo soldi. Che genti a modo, vero? A me mi parano uno peggio e l'altro.
Il mammalucco che non spiccica una parola, quell'altro che non fa che parlare di nativi pechinese. Ma va, va. Intanto mi è venuto pure mal di testa. E come mai? E forse non ho digerito bene, non lo so. E non ti preoccupare, vorrà dire che stasera ti prepareremo un bellissimo brodino e un poco di pollo con le patatine, che dici, sei contento? Eh? Amico, come mai sei così gentile con me oggi? Basta, ho deciso che bisogna andare d'accordo. Basta con i musi lunghi. Sta bella pensata quando l'hai fatta, eh? No, perché stamattina sembrava ancora guerra aperta. Ah, ho capito, forse hai avuto buone notizie dalla banca. Dalla banca? E che c'entra la banca, ma guarda, uno non può essere gentile che deve spiegare il perché e il per come. Sono gentile e basta. Con volevano. Ma dove? La banca, che stiamo parlando? Con volevano. Ah, sì, stamattina, allora, ho avuto quella lettera e sono andata, il direttore mi ha ricevuta nella... Che c'è, Elvira? Ma che video? Non ho sentito dire niente io. Benedetta ragazza, quella se non mi chiama mille volte al giorno non è lei. Fa manda per che boh, se no non combina niente. Registro. Non ti preoccupare, tu mi chiami e io corro se hai bisogno di qualcosa, capito? Come, come, io ti chiamo? E io corro, tu mi chiami e io corro. Ma forse si sente male? Non è mai stata così gentile con me? No, 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 io devo stare allerta, devo stare allerta. Sì. Oh, zio, mamma mia, che freddo. Sono andata ad accompagnarli fino all'angolo, ma fa un freddo terribile. A me lo dici, io ho questi geloni che non mi danno pace, fino alla pianta dei piedi mi fanno vedere le stelle. Ah, volete un po' di pomatina? No, me la metto stasera prima di andare a letto, non ti preoccupare. E allora una copertina così state più caldo, eh? No, sto bene così. E allora due cuscini dietro la schiena così sarei più comodo. Marianna, sto bene così, è la stessa pensata di tua mamma, pure tu. Che volete dire? Che voglio dire, lo so io, lo so io. La tappettina, va. Va bene, io vado, però se mi volete mi chiamate io corro, va bene? Due su due, io ti chiamo e tu... Sì, e io corro. Qui c'è sicuramente qualcosa che non va. Stamattina sembravano due iene pronte a spranarmi. E all'improvviso docili come agnelli. No, qui c'è qualcosa che puzza. Qualcosa che puzza, zio. Che puzza, appunto. Va, vedi, puzza, vedi che. Zio, forse non ci credete, ma forse ho trovato lavoro. Ah. Allora sta facendo proprio la neve. Ah, sì. Ho pensato. Non è bello che un giovane della mia età cambia ancora sulle spalle dei propri familiari. Dico bene. Ma è quello che sto cercando di farti capire io da sempre. Meno male che ci sei arrivato tu. E fammi sentire, Cesare, che andresti a fare? E che andresti a fare? Il lavoro, che andresti a fare? No, ho detto forse, è diverso. Però sapete che faccio? Io adesso vado in là. Qualsiasi cosa avete bisogno, voi mi chiamate e io. E sì. 3 su 3. È immediato. 3 su 3. Io ti chiamo e tu? Io vengo immediatamente. Va bene, sì. Questi covano qualcosa. Qui c'è sicuramente qualcosa che non va, ne sono sicurissimo. Tutti gentili, tutti premurosi. Voi mi chiamate, io corro. Voi mi chiamate, io corro. Ma quando mai è successa una cosa del genere? Qui c'è qualcosa nell'aria e io devo scoprire che cos'è. Ecco. Vieni qua tu, vieni. Che è stato? Fammi sentire che cosa c'è nell'aria. Nell'aria? Intendiamoci, questa volta il profumo è la signora Melli non l'ho messo. Ma che profumo è profumo? Io voglio sapere che c'hanno tutti quanti che stamattina erano in un modo e mo sono in tutt'altra maniera. Si può sapere che c'è? E io che ne so, io non so proprio niente. Anzi, se non avete altro da dirmi, vado a posare questi panni di là e poi mi vado a riposare perché sono stanca morta. Senti, stanca morta? Sì, stanca morta, perché stanotte mi sono alzata ben 3 volte per farvi la camomilla e poi non ho preso più sonno. Mi sono alzato pure io, che c'è? Sì, ma voi siete tornata a dormire perché vi ho sentito russare la porta della camera mia. Ma io sono il padrone. E io sono la cameriera. Con questa zassa qui a freddo di notte mi è venuto un dolore dietro alla schiena. Ma stanotte metteva letta retta porta la camera mia e non mai smanco si fanno il cannonato. Se io ti chiamo e tu non vieni, io ti licenzio. Ah, mi licenziate? Sì. Voi datemi pure i soldi che avanzi, me ne vado pure un po'. Ma voi che vi pensate? Che bella riconoscenza. E allora, dolci voi, si cambia sistema, niente più regali.
I regali! E qua regali! La carta stracci chi se la prende? Tu! Le ossa chi se le prende? Sempre tu, sempre! Non ci faccio il brodo con le ossa! Ma che ingrato! Uè, uè! Aspetta un momento! Vieni qua, e lavori dopo che non fai mai niente! Tu hai detto che avanzi dei soldi! Allora capita, la signora Amelia non tu parla a te! Uè, io voglio sapere che cosa sta succedendo, la voglio sapere ora! Io sono segreta, non parlo! Non parlo, ma se ti si vede scritto in faccia che sai le cose! Bada che se tu non parli! Ma voi non te l'avete minacciata, avete capito? Ah, i suoi segreti, me li tengo per me! Ah! Però... Però che cosa? Però che? Dove va? Però... Ancora, però, che cosa? Chi se un segreto troppo grande, si non vuol dire che schiatta! Ah, oh, mi piace, sentiamo, la signora Amelia stamattina è andata alla banca. Lo so. E gli hanno detto. Che hanno detto? Hanno detto. Che cosa? Ma non ci sta più una lira! Ma come non ci sta più una lira? E si capisce, quelli hanno speso tanti di quei soldi, e ma non tenere più una lira in coppa a banca. È chiaro. Io all'inizio mi sono preoccupata perché avanzo diversi soldi, ma loro mi hanno detto di non preoccuparmi perché avrebbero trovato la soluzione. L'unica risorsa sta qua. E sentiamo sta risorsa, quale sarebbe? Siete voi! Io? Ma sì, bastava fare solo due cianci, due moine, e voi avreste sganciato un bel po' di soldi. Senti che figlia di buona donna. Ma non è finita qui. Ah, no? No, perché siccome voi siete malaticci e secondo la signora Amelia vi rimane poco da vivere, allora la signora Amelia ha pensato bene di entrare nelle vostre grazie e di convincervi a fare testamento a favore suo e dei figli suoi. Brava! E brava Amelia, ha risolto il problema! Sì, Marianna si sposa Armandino, Cesare fu signore e io posso pure morire! Sì! E com'erano tutti gentili, tutti premurosi! Chiamatemi, corro subito! Prima si sono mangiati tutti i soldi del mio povero fratello e mo si vanno a mangiare pure i soldi miei! Poveri illusi! Ah, ma gliela faccio vedere io! E qui, gliela faccio vedere io come si fa! Come si fa? Ah, facete come volete voi, ma io e voi non ci siamo mai visti. Come si fa? Ah, aspetta, ho avuto un'idea! Ma voi mi facete perdere un piede! Sì, va bene, vedi, senti, te! Loro dicono che io sono malaticcio. Sì. E allora io mi fingo malato, e dalla malattia passo direttamente alla gonna. Buono! Così chiami il notaio e faccio testamento. E là e vi si ride. E perché? Perché io lascio tutto a te. A me? E alza la roba da terra, che sporco, se fa con finta. Lo faccio per far capire che non si fanno i conti senza l'oste. E chiaro? Così quando saranno rimasti tutti come salami, io fuori da questa casa. E dite bene, ma in tutto questo chi ci guadagna? Io e te siamo della stessa pasta e ci intendiamo, e una buona ricompensa ci esce pure per te. Però, acqua e bocca. Sì, certo. Mamma mia, certo che deve essere proprio una bella scena. Quando entra il notaio, apre il testamento. Che è successo? Non mi sentite bene? Facendo prova che senti male. E mi volete avvisare, voi non facete quindi concorso. E se no non viene naturale, chiama subito tutti quanti che la commedia deve cominciare immediatamente. Subito? Sì. In questo momento? E se no perdo l'ispirazione? Mamma mia, come mi piace sta cosa? Vai. Ci faccio vedere cosa fa. La gamba è troppo poco. A capo, stomaco, con braccio. No, troppa roba. Aiuto! Venite! Sento male! Marianna! Che è successo? Guardate! Che è successo? Ma che una saccia, mentre stavamo parlando, è diventato prima tutto verde, poi tutto bianco e poi tutto rosso. Ma dire l'Italia? Ma che faccio bianco? Hai visto così? Ma che occhi sbarrati, ma che hai visto il diavolo? Deve essere la febbre, è il nostro corpo. Sento malissimo, mi gira tutta la stanza. Alzate il braccio. Alzate il braccio. Gli ho detto alzate il braccio. State fermo, sì. È il capatosta. Ma che sarà? Ma forse hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male? Sì, ma che avvelenato! Mamma mia, chiamami il dottore! Sì, chiamami!
Aspettate, subito me la vado. Vai, corri, vado a prendere. E ci mi metto vicino a te. Ma che è? Ma che succede? Oh, zio. Guarda come sta. Papà, ma tanto speravo che morissi. Ho paura che ci cade una maledizione. Sì, troppi lo fai. Guarda come si fa. Zio, mi riconoscete? Chi sono io? Tu sei quell'imbecille di mio nipote. Mi hai riconosciuto, non è tanto grave, secondo me. Vieni. E che si fa? Fai vedere. Come abbiamo? Non è il momento adesso, Raffaele, andate. Che ti ho detto stamani, quest'uomo campa poco. E mi viene in mente quella volta che andai a caccia della lepre. Ma che si sembra che sto fatto? Mi ha guardato con una frase che aspettai. E aspetto l'ora, l'aspettatore. Con quel freddo, mi ero quasi congelato. Sembrava un baccalà, proprio come il signor regista. Ma non ho finito! E aspetta, a un certo punto sento razzolare tra le foglie. Era lei! Io? Ma no, la lepre! Prendo la mia. Aspetto che la lepre viene allo scoperto e dico: Padamà! Era troppo presto. Esco fuori dalla frasca per prenderla e vedo che la lepre è scappata a gambe levate. Io penso che non è mai corso così tanto. Da quando era nata! Vedete, so bene, brava, avessi tornato. Che quanti imbecilli ci sono in questo mondo. Ma io in questo mondo ci sarò ancora per poco. Ma non dite così, come dite così? E finisci la sua. E mo che facciamo? Che facciamo? Ma vado a chiamare la signora Gina. Ma gliela la dice? Eh sì, quello se per questo veste pure i morti, di sicuro lo sa più è nuio. Brava, buona idea. Sì, ci darà qualche consiglio. Vado. Che dice Gina? Ti vuoi andare a mettere in camera tua sul letto? No, sì. Perché no? Voglio morire qui dove è morto il mio povero fratello Girolamo. Ma che lo stesso di là. Che dice? Non mi fa spaventare. Perché avete spento la luce? Non vedo più niente. No, zio. Non sento più niente. No, zio, non dite così. No, ma questo come davvero? Mamma mia. Venite. Ma ve l'ho detto, questo muore davvero. Mamma mia! Quello il signor Regis sta bene a soldi. Anche perché se per questo non l'ha mai spesi. E dimmi, ten, titolo, proprietà. Ma come? Quando morì sua mamma? Ma non ve l'ha ricordata, signora? Come se non mi ricordi? A metà così, guarda che muretto, qua in giro. Quando muore qualcuno, mi chiamano sempre a me per questi umori. Vabbè, questo lo so. Comunque, quando morì la signora Sofia, lasciò tutto a lui, a suo fratello Girolamo. Voi mi dovete credere, io l'assistevo come un prete all'altare. Mi ricordo ancora la sua voce. Elvira, prendimi questo. Elvira, prendimi quell'altro. Ma pensai, dopo tutta l'assistenza che le ho fatto, mi lascerà qualcosa. E invece niente, manca uno fazzoletto. E neanche la signora a me le lasciò qualcosa. Quella si faceva uccidere piuttosto. Mamma mia, quanta cattiveria, tanto male, tanto peccato. Ha ragione lui lassù a mandarci flagelli e carestie. È vero, ci volesse proprio nato un diluvio universale. Uè, ma non da queste parti, si capisce. Stanno poco meglio, si è addormentato. Ora pronobis. Io penso che sono colica. Ora pronobis. Io gliel'avevo detto di non mangiarsi le salsicce coi fagioli, ma niente, chi le capa tosta. Se le volute mangiare lo stesso.
ora pro nobis. Ma Chester dove è andato? In un momento di lucidità l'ha mandata a chiamare il notaio. Ora pro nobis. Secondo me vuole fare testamento, sennò perché gli ha chiamato un notaio? Ma pare pure a me che è giusto. Ora pro nobis. Miserere nobis, regina, salva i proprietari. Ora pro nobis. Si sta svegliando. Signore Gisto, come vi sentite? Chi siete voi? Lo sapevo, sono morto. Ho visto la morte in persona. E com'è brutto. Ma quali morti? Sono Gina, la levatrice. L'ho detto io che sono morto. Voi siete venuti qui per vestirmi. Ma quanto manco. Vieni qua, vieni. Guarda, ti stai agitando troppo assai. Guarda com'è bella fresca, fresca. Bacino proprio buona. Stai bagnata, faccio. Bacino proprio buona. Mamma mia, chi non sta morendo? È tutto buono in bocca. E te hanno tutto questa energia. È ignorante come sempre. Gli occhi mi si chiudono. Sant'Anna, proteggimi come facesti quando mi operarono d'ernia. Ma che Sant'Anna è Sant'Anna? Sant'Anna è la proteggente delle parturienti. Sant'Anna, proteggimi pure questa volta. Cinola. Oh, mamma mia. Cinola, io ti vedo. Ma che ha le visioni? Ma che vedi? Vedo, ma dove? Vedo mio fratello Girolamo. Dove? Ma dove? Lì vicino alla tavola. Oh, venite qua. Girolamo, mamma mia. Come stai bene? Come ti sei ingrassato? Da quando sei morto sei rifiorito come una rosa. Mamma, io ho paura. Ma le visioni perché erano lì? Sì, hai ragione, Girolamo, hai ragione. Tu stai in paradiso tanto bello, mentre l'inferno sta qua. Ho scoperto anche io che cosa significa vivere con quella strega di Amelia. Parlano di voi. Di me? Sì. Ma voi lo sentite quello che mi sta dicendo? Che dice? Che dice? Dice, stai attento, Gisto. Quella donna ha rovinato me e ora rovinerà anche te. Ma io lo sapevo che ci cadeva addosso una maledizione. Voi lo siete anche a me. Come non era meglio? Dimmi, Girolamo, dimmi quello che devo fare. Dici che devo fare così? Sì, lo farò, lo giuro. E dimmi ancora, no, Girolamo, no, non mi abbandonare così. Stai un altro poco con me, no, non te ne andare. Se n'è andato. Mamma mia. Donne, perché ho fame? Ma è possibile che non c'è niente da mangiare qua? Ma l'hai visto veramente? Sicuro che l'ho visto. E mi ha detto... Che ti ha detto? Che ti ha detto? Lo dirò solo davanti al notaio, quello che mi ha detto di fare. Signore, Gisto, di là ci sta un po' di brodo, va a farci una bella minestrina. Con un po' di carne, sì. Quello di lei fame, povero guaglione. Ecco qui, signora, prego. Oh! Buongiorno. Oh, buongiorno, signor notaio, perdonate se vi abbiamo chiamato a quest'ora, eh? Prego, signora, prego. Scusatemi piuttosto se ho ritardato, ma purtroppo lo studio del procuratore c'era molto, ma molto lavoro oggi. Immagino. Piuttosto, il signor Gisto, come sta? E che vi devo dire? A tratti sta meglio. Le viene pure l'appetito. Questo è buono, sì. Ma che? Voglio vedere il trento. Vede perfino gli spiriti, signor notaio. Avete chiamato un dottore? Solo a sentirlo nominare, strilla che butta giù la casa. Abbiamo chiamato la signora Gina, la levatrice. Lei dice che so quello che dire. A proposito, signora Gina, adesso è arrivato il notaio, se volete andare non fate complimenti. No, ma non vi preoccupate, io posso restare tanto tempo di da fare. Secondo me meglio se invece tornate più tardi. Mi accompagna? Ho capito, va bene. E pure uno di panni, questo di che diceva, no? Arrivederci! Prego, signor notaio, accomodatevi. Grazie. Avete portato con voi tutto l'occorrente? Io voglio dettare testamento. Beh, sì, certo, io ho portato tutto, ma è in grado di intendere di volere? Sono in grado, adesso ve lo dimostro. Quella lì in fondo è la mia fedele cameriera Elvira Forasacchi, che mi serve da tanti anni. Felicissimo. Quella lì in piedi è mia nipote Marianna. Che pensa solo alle feste, ai russi, alle scarpe eleganti e tutte queste cose qua. Quello è mio nipote Cesare, che se no sta qui, fa il gambrillus, notte e giorno. E quella, è quella scellerata di mia cognata Amelia Bellini, che in tutta la sua vita non ha fatto altro che sperperare una fortuna.
E questo è il quadro della famiglia Cannavacciuolo. Va bene, quando è così è tutto a posto, possiamo anche cominciare. Quando siete pronto me lo dite e io comincio. Certamente. Prego. Io, Egisto Cannavacciuolo, è pieno possesso delle mie facoltà mentali, sì, detto il mio testamento. Testamento. Quando avrò chiuso per sempre gli occhi in questa valle di lacrime, mettetemi composto così, sul letto, con il mio vestito buono, quello marrone. Allora vada via, pure quella bella coperta da mascata. Un po' di silenzio, per cortesia. Scusa, un po' di attenzione. Il funerale deve essere spettacolare, sì. Tutti i soldi che io non ho speso da vivo, li voglio sperperare tutti da morto. Innanzitutto voglio un carro con 8 cavalli, 4 col pennaggio rosso e 4 col pennaggio blu. Poi voglio 7-8 corone di fiori, di quelli che costano di più, quali sono? Le rose rosse hanno certi prezzi, ma... Allora, 8 corone di rose rosse. Rose. Poi avanti a tutto voglio la banda con tutti gli ottoni tirati a lucido. Cos'altro ci manca? Ah, sì, sì. La lapide, di marmo bianco di Carrara con i caratteri d'oro massiccio. Qui giace Egisto Cannavacciuolo. Accidenti, zio mamma. Sì, proprio. E ora passiamo all'eredità. All'eredità. A mia cognata Amelia Bellini, vedova Cannavacciuolo, che in tutta la sua vita mi ha messo in urto con i miei nipoti, mi ha messo in urto con il mio povero fratello, e non contenta si è pur speso tutti i soldi che ha ereditato dal mio povero fratello. Dal mio povero fratello, però un po' più lentamente, perché io non posso correre in questa maniera. Scusate l'emozione. Lascio. E ma chi è proprio un po' più bello? Va bene, chi è? Prego. Sì, ho saputo da Marianna che il signore Egisto non sta bene. Signor, però voi sedetevi qua, perché non è proprio il momento. Fate silenzio. Voi andate avanti. Quali stiamo dettando testamento? Bene. Sì, continuiamo. Amelia Bellini, mia cognata, lascio. Quel bel portaritratti con la mia fotografia che sta sopra il mio cassettone. Così ogni giorno si guarda la mia immagine e medita. E non ci provare a mandarmi le maledizioni, perché io da lassù te le rimando indietro tutte quante. Quante? E dipende da lei. Tante me le mando, tante gliene rimando. Giusto. Ai miei nipoti Cesare e Marianna, che sono tanto abituati ai lussi e alle comodità da non avere bisogno di niente, lascio un librettino. Di banca, zio? No. Un librettino intitolato Le memorie di Egisto Cannavacciuolo, dove sono annotati tutti i dispetti che mi hanno fatto in tutti questi anni. Così anche loro leggono e meditano. Invece la casco tutti i mobili, la casco i campagna, la casa al mare, i terreni, i titoli, lo scrigno di famiglia con tutti i gioielli, i soldi che ho in banca, sul conto e in giro per casa, li lascio. Li lascio alla fedele cameriera Elvira Forasacchi, che tanto fedelmente mi serve da tanti anni. A me, chi sono aspettata? Armadino, andiamo via. Non voglio più avere a che fare con questi morti di fame. Ma dove volete andare, signora mia? Io non voglio più avere a che fare con voi. Ma sempre meglio che morti di sonno come questo mammalucco di vostro figlio. Non offendete il mio bambino. No. Io pensavo di avere a che fare con una signora. E invece non sono una signora, sono nata al mercato, signore, ma se non vedi altro faccio succedere. Va bene, andiamo via. Vieni qua, non devi saltare, ricordati che è tutta una finta. Però vedi, non siamo stati abituati. Vabbè, ma sapete che faccio? Vado di là a tirare quei panni che stanno fuori. Perché nota, secondo me, stasera diluvia. Non ho ben capito, signor Cannavacciuolo, come avete detto, per finta. Ma signor notaio, mi sembra logico che una persona che ha fatto tante economie nella vita spende tutti questi soldi una volta morto. Quando uno nasce ricchio, muore di ricchio. Anzi, guardate come si fa. Ah,
ecco come si fa. Così si fa, perché io sono guarito. Anzi, non sono mai stato meglio. Ma io allibisco, ma io non capisco. Ma spiegatemi, che cosa sono queste cose? Adesso vi spiego, signor notaio. Io ho voluto architettare tutta questa messiscena per loro, per fargli capire che io non so scema, come pensavano loro. Tutte le loro smancerie, tutte le loro gentilezze di questi giorni non venivano dal cuore, ma dalla volontà e sono esordami. Ecco, io ho voluto dimostrare che non si fanno i conti senza l'oste. Soprattutto se l'oste si chiama Egisto Cannavacciuolo. Oddio, sono rovinata. Io ho perso il mio Armandino. E non mi posso comprare la moto o carrozzino questa stampa. Questa poi, signor Cannavacciuolo, da un uomo come lei non me l'aspettavo, eh? Io sono allibito. Io sono un uomo di legge, io sono un notaio, io non voglio perdere il mio tempo con questi scherzi carnevaleschi. Ma voi avete ragione, signor notaio, ma era una situazione importante, pensi che l'avrete capito, no? Sì, sì, ma lei non aveva il diritto di prendersi il gioco di un uomo come me, un uomo che rappresenta la legge, un uomo che ha vissuto l'esperienza della guerra, un uomo che crede fermamente nell'Italia fatta dal re. Vabbè, allora tranquillizzatevi, perché l'Italia l'ha fatta Garibaldi. No, non scherzi, non continuiamo con questi scherzi, per cortesia, lo sappiamo tutti, l'Italia fu fatta dal re. No, poi l'ha fatta Garibaldi. Non scherziamo, e basta, l'Italia fu fatta dal re, basta, ecco. E comunque non finisce qui, avrete mie notizie, la cosa non finisce qui. Vabbè, ma no, dai, il cappello. E lo so che il cappello è mio, e non finisce. Il cappello finisce. Del re, andate, andate. Ma veramente sei arrabbiato questo qua? Lo sanno tutti che l'Italia fu fatta da re! Ma voi non lo sapete! Andate via e studiate! Mamma mia, ma chi è quello del recupero che per poco non mi buttava per tutte le scale? Un laggio visto proprio a buio! Era il notaio, signora Gina! Il notaio? E curriti che la manera! Ma che ti aveva paura che si rubava il testamento? Ma quale testamento? Il signore Gis non l'ha fatto veramente! Non ha fatto testamento! No. Sta così bella! E poi la signora Melle, che è sta faccia verde? Ma un rito prega, adesso sta buono! E poi va ammalato! Egisto, andiamo, senti! Dai! Ma non ci capisco proprio niente! Comunque, signora Melle, sono venuta un'altra volta qua sopra perché il commesso della banca, invece di entrare nel vostro portone, è entrato nel portone mio e mi ha consegnato questa lettera intestata a voi. Vedete, sta scritto signora Amelia Bellini Cannavacciuolo. Leggete. Di sicuro sono altri guai. Ma mi mandano a chiamare un'altra volta? No. Io non ci vado, le gambe non mi reggono. No. Non ci vado. Mamma, aspetta, però potrebbe essere importante. No, dacci, Cesare ha ragione, se mi mandano a chiamare vuol dire che c'è qualcosa di importante che vi devono dire. Mi magari hanno bisogno di una donna delle pulizie. Poi dite che devo andare, dice. E vabbè, vorrà dire che mi faccio forza, tanto peggio di come stia. Non possiamo stare, mamma Pia Mandella. Eppure io non mi faccio capace. Come ha fatto a capire che noi in banca non tenevamo più la linea? Tu non lo sai niente. E io? È perché proprio io, non tanta gente in questa casa, proprio io, non so niente, lo giuro. Non lo sai, eh. Vabbè. Mamma, andate. E non ci fate stare in pensiero. Sì, torno subito. Mi accompagno io, venite. Andiamo. Venite che vi racconto che è successo. Ma sbalzamente, fuggi. Sbalzamente, una tragedia. Cesare, hai visto se lo prenderò? Brutta pezza, guarda. Ma chi sta stasera? Guarda, non è proprio il momento, guarda, non è proprio il momento. Ma come non è il momento? E guardate come è grassa, eh? È bello, no? Sentite come ho fatto a prima. Ma come ce la davo? Signore Gisso, che colorito che avete rifatto? Lei, ti piace? Signorina Marianna, state ad ascoltare pure voi. L'altra volta che ho lasciato partire la botta credevo di averla presa piena. Ma poi si è messa a correre e sparita dietro i cespugli. Allora ho pensato, va, sarà meglio tornare a casa. Quando ecco che a un certo punto lo vedo scodinzolare vicino alla grossa, ecco, ho pensato, lì, là sta la lepre. Prendo la mira e sto fucile. Adamà!
L'ho presa all'istante. Finalmente l'ha presa. Ma a pensarci bene. E adesso che me ne faccio? Ma come che ve ne fate? Quella fatta in umido, è a fine romun. Sì, ma io sono solo a casa e poi non so cucinarla. Non sta mai niente. Sì, ho capito, ho capito. Lasciala qui che il video ci fa le pappardelle, bravo. Va bene? Anzi, facciamo una cosa, rimani pure tu. Dopo tanti bocconi amari, uno un poco meglio mi ci vuole. Pure? Ma non ci posso credere, senti che giornata. Ho preso le e il signore Cristo mi invita pure a pranzo. È una giornata da scrivere nel libro dei ricordi, è vero? Allora sapete che faccio, Indira? Io vado a spellarla. Poi a cucinarla ci pensate voi. Sì, ma non vi preoccupate perché quello ci vogliono proprio 2 minuti. Sì, ma questa volta l'ho preso in pieno. Sì, abbiamo capito, però fate con voi. Ma io non vedo l'ora di mangiare. Sì, ma poi ci vogliono 2 minuti, potete venire pure all'ultimo secondo. Ma questa volta l'ho preso in pieno. Sì, è una cattiva. Quella non si viene proprio chiusa. Ci stai in da fare, è scemo, è scemo. E ora, ragazzi miei, ora che la farsa è finita, parliamo seriamente. Io ho architettato tutta questa messa in scena perché qui dentro devono cambiare le cose. Io non vi voglio cacciare fuori di casa, ma quando mai? Voi siete i miei nipoti adorati, io vi voglio bene, anche se non sembra. Ma non posso più tollerare il modo in cui siete stati educati. Io lo so che sono, come vi piace di dire, lavaracci, taccagno, ma so anche che i soldi si sudano. E a me e al vostro povero padre sono costati sudore e fatica per tanti anni. Ma tu lo sai quanto lavoro ha dovuto fare tuo padre per mettere da parte quei soldi? E tu sei venuto a dirmi che avevi trovato un lavoro e non era vero. Sì, zio, questo mi rincresce. A me rincresce di più vederti in giro per i caffè, Cesare. Però se tu pensi che questa vita non va per te, io ti posso aiutare. Aiutare, ho tanti amici, tanti conoscenti, un lavoro salta fuori di sicuro. Certo, all'inizio dovrei fare l'apprendista, è chiaro, ma con la testa che ti ritrovi, Cesare, tu vai avanti a tutti quanti. Marianna, perché stai piangendo, zio? Che è successo? Zio, ma non avete visto prima? La signora Niope mi ha portato via il mio armandino quando ha saputo che non ero più ricca. Ma tu lo sai che c'è di buono essere poveri, che non si spende nulla. Sì, ma io ora dove lo trovo? Dove lo trovo un altro marito? Ma con quel visino lo trovi a ogni angolo di strada. E poi se Armandino non è tornato, vuol dire che veramente non ti vuole bene. E in ogni caso, vostra madre ha fatto bene a chiamarla mamma Lucco, che ci vanno 3 ore può farla. Zio, avete proprio ragione. Ma poi non lo so di cosa mi ero innamorata. Fisicamente sembrava un palo, di viso sembrava un ebete. E poi sempre attaccato alle gonnelle della madre. Però mi ero innamorata. Poi con quegli occhi, con quei bei capelli ondulati. Ma tu ti meriti di meglio, figlia bella. Sempre che cambi atteggiamento, però. Perché un uomo vuole vicino a sé una donna che ci sa fare. Non una che sta tutto il tempo a inciviarsi il naso. E quindi te lo dica a fare, è vero? Come dite bene, zio. Questa volta ve lo dico con il cuore. Però se fosse stato sempre così, con noi, come un padre, forse non saremmo arrivati fino a questo punto. E vuol dire che in un modo rimedieremo, va bene? Vado io, sarà la signora Maria che torna dalla banca. Mamma mia, stava come la spia dietro la porta, è uscita subito. Non si fa mai fatto solo. Ah, no, è il signor Armandino. E gli diamo facendo a pensare che tengo per fare. Sì, calma. Prima di tutto sono venuto a chiedere scusa per il modo in cui mi ha portato via mia madre quest'oggi. E poi soprattutto voglio chiedere scusa a te, Marianna, perché anche se adesso sei diventata povera, io ti sposo lo stesso. Ah, sì, e la tua mamma. La mamma conta, sì, ma tu conti di più. E a proposito di contare, giovanotto, io mia nipote ha uno che in casa sua conta meno del 2 di briscola, non la do. Siamo intesi? Sì. Quindi o ti metti a posto con tua madre una volta per tutte, sì. Oppure quella è la porta e la moglie la vai a cercare da un'altra parte. Siamo intesi? Sì. Ti puoi sedere. Grazie. Siediti. Piano. Bravo. Evviva! Evviva, prendi una bottiglia di quello buono che oggi
si festeggia. Avete detto quello buono? Eh sì, quello buono. Con la famiglia riunita anche una botte di quello buono si può aprire. Dico bene, Cesarino? Bravo! Dico bene, ragazzi. Ecco qua. A quello loro, vado a prendere il bicchiere. Ragazzi, questo è vino di qualità. Fatemi spazio. Ecco qua. E due, e due, e tre. Non mi aspettavo per festeggiare, no? Sì, ti aspettiamo. Prima però io e te dobbiamo fare un bel discorso. Già lo so quello che tu mi vuoi dire. Che sono una scellerata. Che tengo le mani occupate e le mani di grandezza. E me devo dire, dalla prima volta che ti conosco, hai ragione. Però non devi dire che non ho cuore. Perché quando stavi là su quel divano facendo finta di stare male, a me veramente mi dispiaceva. E ti dirò di più, se tu fossi morto, avrei avuto nostalgia di te, delle nostre litigate, delle tue rispostacce. E questa è la prova che di bene te ne voglio pure io, anche se l'ho capito solamente adesso. Sì, è vero, i soldi sono importanti, ma la famiglia unita lo è di più. Brava, signora, me le tenete? E brindiamo tutti quanti. Da oggi, ragazzi, mia vita nuova. A proposito, ma voi lo sapete che il direttore della banca mi ha detto che si erano sbagliati? Il nostro capitale sta sempre lì, non intatto, ma quasi. Allora saremo a strumare la moto del carrozzino. Non dico di stare a stecchetto come dice lo zio, ma nemmeno di sperperare i soldi. Vorrà dire, mio caro, che se non vuoi andare a piedi, tu compri una bella bicicletta e le pedali. Brava, così si parla, finalmente una cosa giusta. Veramente. Che c'è? Ma venite qua. Ma voi dico io. Invece di mettere in scena tutta questa cosa per mangiare poche soldi dal signor regista. Ma non era meglio pensare di sposarlo? A così non muoreva nessuno e ci mangiamo pure con te. Ma che fai a pensare? Io mi sposo al regista. Signor, pensateci bene. Ah. Però, non è male. Regista, caro. Mettimi un altro poco di champagne e brinda con me. Alla vita nuova. Alla vita nuova, regista. E mi raccomando, mettiamo la testa a posto qua dentro. Cin cin, regista, cin. Registino mio. No, aspetta. No, vita nuova fino a un certo punto. No, voglio la vita di prima. No, via, tutto, io di qua, tutto là. No, non mi tocca. Vai via. No, voglio la vita di prima.